È una giornata preoccupante, nel senso che direi i furti nelle case sono un fenomeno, il fenomeno principale di sicurezza del paese. L'escalation che ha avuto questo tipo di furto, per quello che mi hanno detto, perché purtroppo non ho ancora dati certi, mi fa un po' preoccupare sull'aggravarsi e sul tipo di accanimento che c'è in questo, un salto di qualità direi rispetto ai furti che eravamo abituati a vedere. Quindi un po' di preoccupazione, decisamente preoccupazione. Io non giro mai armato, quindi è un po' difficile che io possa sparare. Ma se entrano in casa i ladri e minacciano la sua famiglia? Allora, è indubbio che ci sono circostanze che vanno valutate caso per caso, però sono circostanze che valuterà la magistratura, non io. Ma noi siamo di Pioltello, siamo venuti perché la stessa cosa è successa a Pioltello poco più di un anno fa. Un piccolo gioielliere di Pioltello con una bottega di 30 metri quadri sono entrati, nel retrobottega c'era la madre ottantenne, li hanno massacrati di botte entrambe e si sono fatti un mese all'ospedale. Non se ne può più, non se ne può più. Ormai vanno in casa della gente normale, gente normalissima, qualcosa bisogna fare, sperando poi di trovare un magistrato sano di mente che sappia distinguere fra le vittime e i criminali. Per questo abbiamo questo. Questo è il Far West, arriva la gente e cosa fai? Devi solo sperare che vada tutto bene, che trovi un magistrato coscienzioso, che quello lì al momento che hai sparato non si sia girato perché lo prendi di dietro, poi dopo ti danno la condanna esemplare. A parte che qua ti condannano anche se spari davanti. Si può dire, entrano i ladri e ti rubano, uno spara. Ieri sera ho sentito l'autoambulanza e basta. Se c'è la possibilità gli spari alle gambe, se non c'è la possibilità perché stanno minacciando un tuo familiare, soprattutto mia figlia o mio figlio, io gli sparo in fronte. Poi facciano quello che vogliono, tanto sono vecchio, posso andare in galera tranquillamente. Guarda, io non conosco quella persona, per me ha fatto bene, per me ha fatto bene. Se avevo un'arma anch'io a casa lo facevo pure.